Mi sono stupito di chi si è stupito, lo dico con molta sincerità, spero anche con grande rispetto e con grande umiltà. La corruzione e le mafie in Italia sono due facce della stessa medaglia. La corruzione fa un po' da avamposto tutto questo. E quindi bisogna che si affronti il problema della corruzione in modo chiaro, determinato, senza compromessi, senza via di fuga. I provvedimenti che sono stati presi sono certamente un passo importante in avanti, da stimare, da riconoscere e da sostenere, però insufficienti. Ancora insufficienti perché forse era necessario mettere dentro anche la concussione, la corruzione giudiziaria e tutti gli altri aspetti, le altre modalità. È importante l'allungamento della prescrizione, è certamente importante la confisca dei beni. Io devo riconoscere certamente i passi in avanti e questo bisogna incoraggiare. Mi rendo anche conto che ci sono venti contrari e anche se non vengono espressi ci sono chi ricatta dicendo che se non passano alcuni altri provvedimenti piuttosto si va a casa tutti. Questi ricatti per me non sono accettabili. Quindi stima e riconoscenza per le cose fatte sono insufficienti, bisogna fare di più e meglio.